Devilman Crybaby. Devilman Crybaby. È di questo anime che voglio parlarvi oggi. Vi parlerò prima un pochino dell'anime in generale e poi di che cosa è stato per me questo anime. L'autore è Gō Nagai, è un anime horror, soprannaturale e soprattutto splatter, tanto. È uscito il 5 gennaio 2018 tutto insieme e ha 10 episodi in totale, è concluso. Ed è l'adattamento di Devilman, manga appunto di Gō Nagai. I due protagonisti principali sono due amici, Akira e Ryo, e poi ci sono altri personaggi secondari molto importanti. Ryo informa Akira che un'antica razza di demoni è tornata per riprendersi il mondo degli umani. Ryo riesce così a far sì che Akira diventi un demone, ma non proprio un demone, un Devilman, ovvero un demone che comunque ha l'animo umano, e da quel momento Akira può trasformarsi quando vuole in Devilman per sconfiggere altri demoni. E questa più o meno è la trama principale. Ovviamente non vi dico cosa succede dopo, non vi dico i dettagli, però questa è diciamo la trama, che non voglio fare spoiler. Come vi dicevo, è horror, è splatter, ci sono delle scene veramente crude, però è troppo, cioè veramente troppo bella. Se dovessi rappresentare la bellezza degli episodi, direi episodio 1, episodio 2, episodio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perché veramente non vi potete immaginare. Nel 9 c'è una scena proprio straziante. Vediamo proprio il genere umano che perde la testa. Sempre di più, fino ad arrivare appunto all'episodio 9 e infine al 10. Il 10, ragazzi, è più bello in assoluto. Il finale è uno dei finali migliori che abbia mai visto, se non il migliore. Perché ti distrugge, non fa piangere, ma ti distrugge. Già quando ho visto il 9 c'è stato terribile, meno male che il 10 l'ho visto dopo un bel, cioè non subito dopo, perché sennò veramente sarei morto. Cioè, non vi rendete conto? Vi faccio un esempio, vi dico cosa ho fatto. Io dopo aver guardato il 10 l'ho finito, sono rimasto così. Finché non sono andato a dormire sono rimasto così, non ho parlato con nessuno, cioè non avevo voglia di fare niente. Sono rimasto lì a fissare il muro, non sapevo cosa fare, non. Boh, cioè mi aveva proprio svuotato da tutti i sentimenti che avevo, ma mi ha distrutto. Ma non fa piangere, cioè non fa piangere, ma ti distrugge. Vi giuro, se ripenso ora al finale mi sento male. È veramente troppo bello, uno dei miei anime preferiti sicuramente. Però non lo riguarderei, perché cioè veramente, ve l'ho detto, vi distrugge proprio. Proprio tutti i sentimenti che avete li piglia e fa boom, cioè proprio non rimane più nulla. Quindi a questo punto è da vedere sì e no. Se siete persone forti, sì. Se non lo siete, valutate un po' perché potreste non riprendervi. Ve lo dico per esperienza, fidatevi. Io l'ho finito 4 giorni fa e ancora non mi sono ripreso del tutto. Mi sembrerà esagerato, però è così. Però comunque sì, ne vale la pena assolutamente. È proprio più di un capolavoro. Dimostra come sono veramente gli esseri umani. E lo fa anche bene. Se devo trovare un difetto, però, le animazioni. A me piacciono, però riconosco che cioè, non hanno ombre, non hanno. Quando corrono, ragazzi, sono terribili. Sembrano dei robot spastici. Unico difetto che gli trovo, a parte per chi non abituato, è parecchio splatter. Però merita di essere visto. Io comunque vi dico solo, state attenti, preparatevi. Bene, raga, questo è ciò che penso io di Devilman Crybaby. Se l'avete visto, ovviamente stavolta vi obbligo, dovete dirmi cosa ne pensate, come avete reagito voi agli ultimi episodi. Che vi giuro, voglio sapere se sta cosa è successa solo a me oppure no, ma non credo proprio. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi al canale e passare al profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto. E attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Mi raccomando che venerdì uscirà lo speciale dei 300 iscritti. Raga, fa morire da ridere. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.